Sacco Vettel, chiamato Massimo, accendiamo. Ok, stiamo andando uno start stop per cambiare. Partito il 13-14. Oh. Presidente, un bilancio. Presidente, il Mondo Master, che cos'è il Mondo Master per la federazione? Beh, il Mondo Master è uno dei movimenti più importanti perché numericamente sono tanti e poi hanno una passione particolare, diciamo, non è che abbiano degli obiettivi di classifica e quant'altro, hanno l'obiettivo veramente di stare assieme, di vivere lo sport a 360 gradi. Presidente, oggi qui a Pampeago si conclude la stagione anche del Mondo Master. Facciamo un bilancio su questo mondo straordinario, tanta passione e tanto cuore. Sì, tanta passione e tanto cuore. Sì, oggi diciamo l'evento clou perché è la finale di questa manifestazione e direi che è andato molto bene perché io sono solo qua oggi, però in questi due giorni passati c'è stata una grande partecipazione, ma c'è stata una grande qualità di evento, quindi una grande qualità della manifestazione sia dal punto di vista sportivo ma anche di insieme, quindi per condividere tanti momenti felici. Io ho fatto diverse volte il guardiaporte, il carrefour, i giovani così. Beh, la gara sono molto soddisfatto, ho fatto un primo di categoria e un quarto assoluto. Una stagione che è andata come? La stagione in crescendo verso la fine stagione. Diciamo che all'inizio ho ingranato un po' tardi perché ero un po' in ritardo di preparazione. Prossimo anno? Prossimo anno si parte sempre con un grande entusiasmo, come sempre ci distingue noi master.
Penso che sia un grande successo dei Master di questi tre giorni a Pampeago. Oltre 200 concorrenti venerdì nel Super Gigante, sabato avevamo 310 concorrenti nel Gigante, oggi 180 nello speciale. Penso che siano numeri invidiabili da chiunque, ma siano importantissimi per il mondo Master, per dimostrare che le cose si fanno bene con la parte di agonistica, ma anche con la parte sociale e di divertimento per tutti loro. Senti Carlo, qui si vedono veramente le persone che hanno passione, che magari non hanno avuto un grande successo in gioventù a livello agonistico, ma che hanno tirato fuori adesso la voglia, la passione, il desiderio comunque di regalarsi qualcosa di importante, l'agonismo. Certo, guarda, io penso, faccio solo un esempio. Io prendo la categoria Master B12 in questo caso qua, 90 anni, classe 1924, erano in due in concorrenti in questo caso qua in gara e si sono dati battaglia non a spazzaneve ma con agonismo, con tutta la gara, con sci, doppio sci in questo caso qua. Questo fa dimostrare che c'è essere una preparazione fisica buona ma una volontà di sciare sempre a qualsiasi età senza limite. No, ne manca uno, ne manca, eh. Manca una donna. Ok, questa è la nostra Master.